Un cordiale saluto ai nostri ascoltatori e ben sintonizzati su Radio Telegallura. Siamo alla quinta puntata di questa seconda stagione di Punto e Virgola e riparliamo di sanità. La sanità vista però da un altro aspetto, che è quello dei comitati in lotta per i propri ospedali territoriali importantissimi, che in questi anni hanno subito più di altri diciamo così, le conseguenze di una riforma sanitaria veramente penalizzante sotto tutti i punti di vista, non ci sono alcuni meno, alcuni di più, tutti i punti di vista. E doveva essere una puntata con degli ospiti che venivano anche da molto lontano. Avevamo già un accordo con il portavoce del comitato di Isili e altrettanto con il portavoce del comitato Giù le mani dall'Oliastra, che chiaramente salutiamo e che spero presto possiamo anche ospitare qua in studio a Radio Telegallura. Comunque sia, incontrarci, perché c'è in qualche modo anche una sinergia spesso silenziosa, ma comunque esiste una rete tra tutti i comitati in lotta e tutti sullo stesso aspetto di questa riforma sanitaria che ha penalizzato davvero tanto. E la puntata di questa sera non ha un titolo, anche se in qualche modo sono coinvolti, come dicevo, i comitati. E vi presento gli ospiti in studio. Abbiamo, a partire dalla mia sinistra, Alessandro Cordella del comitato a Valli Vasta. Buonasera, Alessandro. Emanuela Cauli del comitato di La Maddalena, del Paolo Merlo di La Maddalena, e Antonella Perina, sempre di A Valli Vasta. Mentre per quanto riguarda i contributi esterni che poi in qualche modo avremo durante la puntata, si tratta di Gigi Pisci del comitato di Isili e di Adriano Micheli del comitato Giù le mani dall'Ogliastra. Ovviamente l'ho già detto prima, ma lo rifaccio. Vi ringrazio ancora per questo contributo che a un certo punto lo potrete anche ascoltare durante questa puntata. Cominciamo da Alessandro Cordella. Buonasera Alessandro, di nuovo e benvenuto. Non è la prima volta che lei è qua, ormai è diventata una faccia nota di Punto e Virgola, ma soprattutto quando si tratta di questo argomento che, insomma, che la vede coinvolta da 365 giorni. Ci avviciniamo a questa data del 18 ottobre, che sarà domani, e ricorre proprio questo anniversario, dove Alessandro non ci sarà niente da festeggiare. No, noi abbiamo detto, oggi sono 364 giorni, domani faremo i 365 giorni di attività. Non c'è nulla da festeggiare in termini di risultati, diciamo, ottenuti dal territorio in ambito sanitario e servizi. Diciamo che è una cosa che ho sempre sostenuto, che un'iniziativa di questo tipo può produrre dei risultati immediati o dei risultati a medio termine. Al medio termine intendo dire che voi sapete come la penso sul discorso sanitario, della gestione dei beni pubblici e quant'altro. La responsabilità è totalmente politica. Quindi diciamo che l'attività di A Valli Vasta in questi 365 giorni è stata quella di informare anche le comunità di quello che stava avvenendo, di sottolineare chi erano i protagonisti di quanto stava avvenendo e di quanto continuiamo a subire ancora oggi. E secondo me il risultato che ottiene a Bari Basta, a parte qualche piccolo risultato in materia di servizi, no? Lei sa, Antonio, che quando eravamo in occupazione eravamo riusciti a far ripartire per esempio i tracciati nella ginecologia ostetricia. Quando riuscimmo a far prendere una posizione di unità al territorio, mi riferisco alle figure istituzionali del territorio, ai sindaci, quello produsse in quella fase, nell'incontro presso la prefettura di Sassari, col prefetto competente e la presenza dell'assessore Arro, il super manager Moirano e diciamo il vertice di ATS Olbia Tempio, un minimo di risultato. Piccolissimo, cioè i nostri sindaci partirono da questo territorio per raggiungere a quell'incontro, per esempio, con una struttura di otorino che era ridotta a tre posti letto, praticamente un ambulatorio. Rientrarono in Gallura con una struttura complessa, al minimo dei posti letto necessari, e
sei posti letto. Questo è quello che si è ottenuto. Pochissimo, pochissimo. Grande invece, secondo me, è il risultato dopo 365 giorni che a Bari Basta ancora ha intenzione di portare avanti, ed è quello di non spengere l'attenzione, di non far cadere l'attenzione nel vuoto. Noi questo abbiamo fatto, lo stanno facendo tutti i comitati, no? Perché poi se non si parla di un problema, il problema non esiste, invece il problema esiste e noi continueremo a dirlo cercando di coinvolgere i mass media, la politica locale, quella più vicina a noi, ma anche quella più lontana da noi, come è avvenuto in un recentissimo passato. Noi abbiamo fatto sollecitato un'interrogazione consiliare. Purtroppo siamo dovuti passare diciamo da rappresentanti istituzionali che non vivono in questo territorio, vivono lontano, nonostante invece la Gallura abbia espresso alle ultime regionali, voglio dire, tre politici. Noi attendevamo risposta, per esempio sul blocco parto, rispetto alla non riapertura dei servizi in toto, ma non ci è stata mai fornita né dall'assessore e neanche dai consiglieri che sono in consiglio regionale. Sì. Non hanno fatto un atto formale e ci siamo dovuti rivolgere, come ti dicevo, a Carla Cucco, una consigliera che abita praticamente dall'altra parte dell'isola. Questo è stato fatto, diciamo che è un percorso che inizia, io ho avuto con lei dei contatti già a fine luglio, ci siamo scambiati delle mail, dei documenti, poi c'è stato agosto si sospende il paese, no? Non è soltanto la Sardegna, diciamo, l'attività istituzionale viene sospesa, poi diciamo che il paese era concentrato nel mese d'agosto, i primi di settembre, i primi 15 giorni sulla crisi del governo nazionale. Insomma, abbiamo ripreso l'argomento a fine settembre e abbiamo collaborato per la stesura di questa interrogazione che è stata presentata il 7 di ottobre. Il 5 di ottobre io ero venuto a conoscenza dai giornali, insomma, dai notiziari, che la Commissione Sanità si sarebbe recata alla Maddalena in visita, al che mi sono attivato con lei, perché lei fa parte della Commissione Sanità, l'ho invitata già dal 5 ottobre, dico: ma come, venite anche a Tempio. Ci siamo sentiti telefonicamente, ci siamo scritti e lei mi aveva detto che nell'attività della Commissione Sanità era già prevista la visita a Tempio, perché la Commissione Sanità preferiva visitare un preside alla volta, proprio per prendersi il tempo necessario per ascoltare sia, diciamo, il personale, insomma, gli addetti ai lavori, ma anche pazienti, comitati, cittadini, su quelle che sono le necessità del territorio, le criticità che ormai, voglio dire, in un territorio che porta avanti una vertenza di questo tipo da 365 giorni, ma in realtà qui stiamo parlando di 4-5 anni che va avanti questa situazione qui. Noi comunque la notizia è che, te la confermo perché mi è stata confermata anche per l'ennesima volta da un rappresentante politica di un altro territorio, non dai nostri, che lunedì mattina alle 10.30 la Commissione Sanità sarà presente al Paolo Dettori. Nella sua interezza. Sì, noi domani saremo in assemblea. Questo ricordiamolo, dire. Assolutamente. Sì, cioè, saremo in assemblea. Ricordiamo gli orari, la sede. Presso il CUP alle 18.30. Quindi la sede CUP dell'ospedale. Sì, non festeggeremo nulla. Parleremo e daremo aggiornamenti a chi avrà la pazienza di venire ad ascoltare. E individueremo i delegati che parteciperanno lunedì all'incontro con. Certo. Con la Commissione Sanità. Soltanto una domanda, poi passiamo la palla a Emanuela. C'è molta delusione lì, lo sento, la percepisco, insomma, la respiro, riguardante la mancanza, lo ha detto anche poco fa, perché lei è venuta a sapere questa notizia della visita della Commissione attraverso una fonte esterna, anche se interna alla Commissione, che è l'onorevole Carla, credo, Cucco. Carla Cucco. Carla Cucco. C'è delusione per quanto riguarda gli esponenti del territorio, lo ha anche detto. Questa delusione l'ha sempre avuta, anche quando c'è stato un momento in cui ci siamo un po' tutti illusi che questa supporto della politica territoriale, locale, fosse veramente un valore aggiunto alla lotta? Ma diciamo che noi il più grande risultato che secondo me raggiunge a Bari Basta e dura poco meno di 12 ore, 12 ore, è quello del 21 novembre. Sì. Una grande
iniziativa, una grande assemblea, secondo me una strategia intelligente era stata quella di unire non solo le comunità, diciamo, vere e proprie dei cittadini, ma proprio nei loro vertici, no? Nei sindaci. Secondo me quello avrebbe potuto produrre un risultato. Non sono deluso, nel senso, io mi rendo conto qual è la classe politica di questo paese. Come la giudica? In due parole. Ma ho letto che menefreghismo non piace, non è piaciuto il termine menefreghismo, ma voglio dire, qualsiasi altra parola io utilizzassi o sinonimo in questa occasione, alla fine il punto di caduta è quello, nel senso, parliamoci chiaro, qui la giunta Solinas si è insediata il 24 di febbraio a vincere le elezioni. Sì. Io trovo veramente assurdo che un territorio con queste criticità, perché noi, e lo dirò anche domani sera, ho preparato un intervento, noi non abbiamo soltanto il problema del blocco parto, attenzione alla ginecologia ostetricia, cioè la ginecologia ostetricia diventa il simbolo della lotta, ma per un semplice fatto, perché è la vergogna più grande. Ma poi c'è tutto il resto, perché noi anche in quella fase del 21 novembre, questo è dimostrato, è dimostrabile, documentabile dai documenti prodotti, dalle delibere prodotte dall'Unione dei Comuni, noi non chiedevamo mica soltanto la riapertura del blocco parto, noi abbiamo chiesto tante cose, abbiamo chiesto la cardiologia H24, avevamo diritto a due posti osservazione breve intensiva, tre posti in base alle utenze, diciamo così, che fanno riferimento al pronto soccorso. A tutt'oggi non ne abbiamo, notizia, cioè non si è più lavorato in questo senso. Qui il problema non è esclusivamente il blocco parto, qui il problema è l'insieme dei servizi che non vengono dati alle comunità, certo, e costringono le comunità a spostarsi altrove. Certo. Adesso abbiamo letto ho letto le dichiarazioni dell'assessore Biancareddu apparse sui giornali, dove dice che avrebbe sollecitato la Commissione Sanità. Sì, ci sono delle novità al riguardo, poi ve le dico. Sì, per venire a Tempio, e stanno, sostiene lui, preparando questa richiesta di deroga, che io confermo perché so che è già nelle mani della Commissione Sanità. Però tutto questo, devo dire, è conseguenziale, cioè è successivo all'interrogazione che noi abbiamo fatto fare. È evidente che, voglio dire, non sono atti che poi i politici locali hanno fatto, cioè lei di sua sponte. Nel ricapo questo, che se non ci fosse stata l'interrogazione dell'onorevole Cook, probabilmente tutto questo non si sarebbe mosso. Vuol Ma dire questo? Allora, diciamo che io nella vita faccio, mi occupo di strutture tubolari, non faccio l'indovino, però tendenzialmente, cioè 2 più 2 fa 4, no? In politica non fa sempre 4, può fare 4,5, 3,5, ma siamo lì, quindi poi alla fine non è che ci si sbaglia di molto. E così, voglio dire, è evidente a tutti quello che sta avvenendo. Ma anche perché, Antonio, scusami, io voglio sottolineare una cosa, che perché bisogna essere onesti intellettualmente fino in fondo. Io ritengo che se veramente la politica avesse voluto di sua sponte sollecitare, no, un intervento, una presa d'atto da parte dell'assessore competente alla sanità o da parte della Commissione Sanità, avrebbe dovuto darsi una scaletta di priorità, no? Bisogna essere onesti. Voglio dire, la Gallura comprende anche la Maddalena. È ovvio che la Maddalena, nella condizione geografica, è più, rispetto a noi, è più svantaggiata. Certo. Cioè, voglio dire, o diamo una priorità alla Maddalena e quindi facciamo territorio, facciamo unione del territorio, oppure dobbiamo portare avanti le cose entrambe contemporaneamente, no? Cioè si sollecita la Commissione Sanità per Tempio e per la Maddalena, si sollecita la richiesta di deroga per Tempio e per la Maddalena. Sì, e questo non è avvenuto. Questo non è avvenuto, probabilmente loro alla Maddalena non hanno ritenuto o non sono riusciti a far presentare un'interrogazione consiliare. Noi l'abbiamo fatto, da lì probabilmente si è sbloccato un livello, io non lo so, ipotizzo. Può essere, sì. Non, credo di non essere molto lontano dalla realtà, certo, nelle tempistiche, perché poi, certo, le tempistiche ci danno anche la dimensione di quello che avviene. Ci ritorniamo ovviamente su questa vicenda, anche perché ci sono degli aggiornamenti da dare
per quanto riguarda proprio il nostro ospedale, il Paolo Dettori. Passiamo adesso, come dicevo prima, la palla a Emanuela. Emanuela, voi avete ricevuto come presidio, come movimento di occupazione precedente e adesso un comitato vero e proprio per il Paolo Merlo dell'Isola della Maddalena, avete ricevuto già la visita della Commissione Sanità. Le sue impressioni su quello insomma, che è venuto fuori e se ci sono dei passi in avanti rispetto allo stato precedente? Allora, intanto volevo dire che noi non eravamo movimento, eravamo già comitato al momento in Eravate già cui comitato? abbiamo Sì, occupato. è Noi arrivato un grido di abbiamo. battaglia che ha confuso un po' le cose, Sì, perché perché noi avevamo fatto. richiamava Il comitato cittadino proprio aveva fatto diverse azioni prima, precedenti a questo. sì, Sì, la sì. raccolta delle schede elettorali, manifestazioni, abbiamo partecipato ai tavoli di lavoro regionali per la sanità. Quindi a un certo punto il comitato cittadino ha deciso di portare avanti questa occupazione. In questa occupazione si sono uniti i cittadini della Maddalena e niente, sì, noi abbiamo già ricevuto la visita della Commissione Sanità e devo dire che siamo rimasti favorevolmente colpiti Mettendo le non. mani avanti, però avete avuto dei riscontri. Sicuramente sì, perché come io l'ho detto anche al Presidente Gallo, sei il primo politico che veramente sento ragionare onestamente rispetto al nostro ospedale, perché prima chiunque veniva diceva che l'ospedale tutto sommato andava bene, che i servizi c'erano tutti, a parte il punto nascita, invece lui ha preso veramente atto dello stato delle cose e ha ammesso quello che noi dicevamo già da un po' di tempo, anche se poi ci dicevano che stavamo usando termini esagerati, ma ha detto che il nostro ospedale è un bell'ospedale, ma è una scatola vuota. Quello che abbiamo sempre detto noi è che la sanità che subisce, perché a questo punto possiamo anche dire che la sanità che subisce la comunità maddalenina è da terzo mondo. Dopo aver ammesso questo stato di cose, ha fatto un discorso in generale. Noi come comitato, ma c'erano anche altri comitati, altre associazioni, c'era il comitato delle mamme, insomma, ognuno si occupa diciamo, della sua specificità preferita. Ci vogliono i medici. Ci vogliono i medici e quindi stanno facendo come avevano già annunciato i bandi e ha detto una cosa che ci è piaciuta molto, il presidente Gallus ha detto che dopo questi bandi il medico che non accetterà la destinazione di servizio non entrerà nelle graduatorie. E già questo è una cosa che in qualche modo ci conforta, ci fa ben sperare, perché il problema dell'ospedale della Maddalena è che nessun medico vuole venire alla Ma perché, Maddalena, dico io, ma perché? perché è In zona paradiso. Io nel disagiata. paradiso ci andrei, ovviamente Perché quello terreno, non quello. certo, però è effettivamente non solo per la comunità, ma anche per chi viene a lavorare, a quanto pare è zona disagiata. Bisogna prendere atto di questo stato di cose. Non vogliono venire a lavorare nell'ospedale di Maddalena, intanto perché è lontano. Per poter lavorare all'ospedale di Maddalena devono essere effettivamente assunti in pianta stabile, in maniera da Ah, potersi beh, chiaro. creare, certo, A tempo determinato ci sono maggiori difficoltà, certamente chiaro. chi lo deve fare a rotazione, cioè io capisco, viene male, ma nessuno pensa quanto venga male ai cittadini maddalenini andare in giro per la Sardegna a prendere il traghetto. C'è gente che Non lo ci fa si tutti i pensa mai, ha giorni, ragione. c'è gente che lo fa una volta alla settimana e non per rotazione, per andare a curarsi. Quindi questa è una cosa che ci è piaciuta. In secondo luogo ha annunciato che stanno chiedendo seriamente la deroga per i punti nascite e ad ogni ospedale, noi avevamo capito inizialmente che l'avrebbero richiesta uguale per tutti, invece ha chiarito no, no, saranno delle Sono deroghe, delle richieste di uniformate a deroga, ciascuna realtà. sì, ciascuna Chiaro. per la Per la realtà. specificità del Esatto.
della città. Certo. Allora, intanto questo per noi presuppone già la volontà, perché se lui ha detto che la stanno chiedendo seriamente, perché ce lo ricordiamo la richiesta di deroga di Luigi Arru, no? Sì. Ecco, io mi aspetto qualcosa di completamente diverso e che quindi manifesti la volontà di questo assessorato veramente a ripristinare il servizio del punto nascite. Poi va in commissione nazionale e da lì credo che non ne usciremo, nessuno di noi ne uscirà. Cioè, io sinceramente a quel punto si potrebbero prendere in considerazione delle proposte, per esempio noi abbiamo il primario di radiologia, dottor Bifulco, che proprio lì davanti alla commissione sanità ha portato delle proposte su telemedicina, proposta di telemedicina che non costerebbe neanche moltissimo implementare, quindi la struttura informatica e utilizzare un solo medico, per esempio un cardiologo che ti può fare una visita da Olbia alla Maddalena. Alla Maddalena magari non c'è il cardiologo, però c'è questo primario di cardiologia, questo cardiologo magari a Olbia, che può indirizzare proprio con gli schermi, insomma, non sto a spiegare come strutturata, sì, una cosa del genere. Sì. E poi il punto nascita unico. Quindi non dovendoci dare la deroga, si potrebbe fare il punto nascita unico, cioè fare di questi tre presidi, i nostri tre presidi galluresi, una cosa sola, una struttura, una equipe circolante. Sì. Che poi era, quello che si, era quello che si pensava. Sì, però nessuno la mette in opera. Adesso vediamo se si potrà fare eventualmente dopo. Sì. Quindi, e questa è già è un'altra cosa che ci è piaciuta molto, la richiesta di deroga seria. Per quanto riguarda il resto c'è stata molta voglia di ascoltare tutti i comitati, tutte le associazioni, il sindaco, i medici stessi si sono aperti moltissimo, cosa che non facevano prima quando veniva Luigi Arru. Mentre invece stavolta abbiamo sentito dei veri e propri sfoghi, soprattutto da parte di chi lavora in pronto soccorso, perché intanto se ne stanno andando dei medici anche dal pronto soccorso. Noi mi pare che stiamo Sì, lo aveva detto anche la volta scorsa. Sì, ma stanno aumentando il numero dei medici che stanno andando via dall'ospedale di Maddalena. Quindi io direi risultati ottenuti in tutti questi. Voi siete 365 più quanti? Più due, altri due. Due, che due volte. Io avevo iniziato da sola, non come comitato, il comitato è nato dopo, io avevo iniziato da sola a collaborare con il meetup del Movimento 5 Stelle alla Maddalena. No, ma parlavo dell'occupazione, voi l'avete iniziata il 19-20 giorni prima. Noi abbiamo iniziato l'occupazione il 5 ottobre. 5 ottobre e 13 giorni, sì, rispetto a quella di te, sì. Ripeto, niente da festeggiare, perché oltre a non aver ottenuto niente siamo andati a peggiorare, perché questa fuga di medici veramente sta diventando preoccupante. Lo sentirete anche nei due contributi video che fra un po' manderemo, dove sia da Isili che da Lanusei ci dicono né più né meno le stesse cose. Veniamo a Lella. Lella, la mia domanda a lei è questa. Noi adesso andremo a chiedere questa deroga, cioè Tempio verrà chiesta questa richiesta di deroga per il punto nascite. Con quali aspettative secondo lei, sapendo che dal 16, cioè da ieri, presta servizio non più il primario dottor Franco Mario Caridi, non presterà più servizio a Tempio, ma è stato destinato all'area omogenea di Sassari, per cui presumibilmente Alghero. Con quale speranze si va a chiedere, nonostante noi sappiamo benissimo che il punto nascita di Tempio è davvero nella struttura, ma anche nei servizi che può erogare, davvero qualcosa di straordinario? Guardi, il problema secondo me è proprio lontano. Il reparto è chiuso da aprile del 2018, quindi siamo un anno e mezzo. Sì. Questa la richiesta di Tempio
e delle zone limitrofe per la riapertura è una cosa che va avanti da un anno e mezzo. Sì. Ora si prospetta questa possibilità di richiesta di deroga, che anche qui io ho dei dubbi, sì, perché c'era già stato detto prima che la deroga non avrebbe dovuto essere chiesta. No, perché era una sospensione. Perché era una sospensione, ora esce fuori di nuovo questa domanda di deroga. Quindi io ho dei dubbi anche su questo. E improvvisamente, da oggi al domani, esce la prospettiva di questa domanda di deroga e sparisce il primario. A volte mi sembra veramente che stiamo giocando con le tre carte, che quando sembra qualcuno che... dice che le coincidenze sono le uniche certezze che abbiamo. E mi pare che stiamo funzionando solo di coincidenze, perché quando sembra che le carte si stiano appaiando, esce qualcosa che scombina tutto. Ora, io non credo che la decisione di spostare un medico comunque primario da noi, sì, possa essere stata fatta da un giorno all'altro, sarà stato un documento ovviamente. Che quindi mi chiedo anche, dottor Careddu, da quanto sapesse di questo trasferimento, quanto ha influito sul fatto di non combattere e battere per la riapertura di un reparto che per la sua stessa missione era perfettamente funzionante. Vorrei soltanto dire una cosa, diciamo così, che in qualche modo non contrasta, ma in qualche modo deve aggiungere degli elementi di riflessione che chiaramente ci sono stati, perché il dottor Careddu, io non, quando osai scrivere qualcosa relativamente alle sue dichiarazioni dopo la visita dell'assessore attuale Nieddu, Mario Nieddu, al Palo Dettori, mi riprese in qualche modo in maniera bonaria, però mi disse: io per questo reparto ho cercato di fare di tutto, le uniche armi che noi abbiamo sono quelle di fare le lettere, di chiedere direttamente all'azienda sanitaria, alla SSL di Urbia, ciò che chiediamo, ciò che vogliamo, probabilmente anche per riaprire il reparto, non lo so, però di fatto queste lettere, che sono state davvero tante, così ci scrisse in una mail personalmente a me indirizzata, queste lettere sono state tutte inascoltate, tutte non hanno avuto risposta. Quindi non voglio salvare nessuno, però non voglio neanche in qualche modo accusare chi adesso non c'è, chi non può difendersi. Però mi è stata detta una cosa, sì, e mi ha fatto riflettere. Effettivamente noi siamo arrivati fino ad un mese fa con la convinzione che comunque il punto nascite fosse solo sospeso. Sì, lo è di fatto. Di fatto. Sì. Quindi torniamo alla deroga, va bene. Quando venne Nieddu, io c'ero alla visita, abbiamo fatto anche video, abbiamo fatto... Sì. Il dottor Careddu disse che il personale c'era tutto, che il reparto era... in pieno, cioè poteva essere operativo. Aveva l'organico sufficiente per riaprire. Era l'organico sufficiente, il reparto lo conosciamo, quindi sappiamo che le condizioni che sono splendide, è un'eccellenza per l'ospedale, sì, di Tempio. Mi chiedo, se era solo una sospensione dovuta ad una carenza di personale in un determinato momento, perché Careddu, quando ha cessato questa emergenza, non ha riaperto lui? Perché se era un atto di sospensione, non è che era imposto per motivi particolari, cioè torniamo sempre alla famosa legge, i parti, eccetera. Nel momento, cioè il reparto funziona di nuovo a pieno regime, io il reparto lo riapro. Non devo aspettare l'autorizzazione da nessuno, probabilmente sto prendendo io una cantonata grande, però per logica dovrebbe essere così, no? Sì, c'è stata l'emergenza, ma non avrebbe potuto il primario proprio d'ufficio. Come si accoglie? Le ordinanze che erano state fatte inizialmente dal Comune di Tempio e poi dagli altri sindaci degli altri comuni, ordinanze del sindaco, avevano proprio questo ragionamento che lei sta mettendo ora. Sì, ma il Comune non aveva
la possibilità, non aveva le competenze, ma lui proprio, cioè cessa un'emergenza. No, ben altra cosa in effetti se a quel punto il primario si fosse unito, certo, ai sindaci e avesse fatto, insomma, non dico la voce grossa, ma se non altro perorato la causa di quel reparto. Ma nel nostro ospedale sono fatti degli interventi d'urgenza che in teoria non avrebbero dovuto essere. In una fase di sospensione, chiusura, certo. No, ma dico, ci sono stati fatti anche degli interventi. Sì, di... sì. Ed era un momento in cui non dovevano farli. Ecco, non avrebbero potuto farli. Si è preso la responsabilità, giustamente, perché si è trovato ad un bivio di dover decidere fra trasferire una paziente in condizioni o farla nascere a tempio, certo, in piena sicurezza, perché lo sappiamo. Mi chiedo perché non ha assunto questa, cioè non si è assunto questa stessa responsabilità di riaprire nel momento in cui è cessata la mancanza di personale, sì. Perché non ha riaperto lui non si è assunto la responsabilità, visto che, ripeto, non c'era un atto formale che chiudesse l'ospedale. No, si parlava di un atto che ha sospeso attività. Bene, vi stoppo un attimo perché ci vediamo i due contributi video che, lo ripeto, sono del comitato di Isili, il portavoce è Gigi Pisci, che ovviamente ringraziamo, lo rifaccio ancora, ringraziarlo Gigi, e ci risentiremo chiaramente per le prossime occasioni. E poi il contributo di Adriano Michili, della o Michili con la C. Ci parla invece di quelle che sono le criticità relative all'ospedale di Lanusei, che, lo ricordiamo, è un ospedale di primo livello che ha un territorio molto vasto, ma ve lo dice lui nel video, e ci risentiamo dopo per commentare insieme agli ospiti qua in studio quanto abbiamo sentito. A fra poco. Innanzitutto un caro ringraziamento alle emittenti e agli organizzatori del programma per averci fraternamente pensato. Ciò che noi stiamo facendo qua a Isili ormai da 3 anni e mezzo è una battaglia per la salvezza di questo presidio ospedaliero. Come voi tutti già sapete, i nostri drammi iniziano con il DM60 e quindi con le conseguenze locali di questa visione generale. La specificità del nostro dramma risiede nel fatto che contestualmente all'inizio della riforma sarda il nostro blocco operatorio fu chiuso attraverso una delibera dell'azienda, e con la chiusura del blocco operatorio formalmente per una ristrutturazione venne poi anche chiuso il reparto di chirurgia. La chiusura del reparto di chirurgia persiste tuttora. Ciò ha causato un effetto domino drammatico su tutti i servizi del nostro presidio, ha causato la fuga delle professionalità chiave, ha causato anche sostanzialmente la necessità dei cittadini che potevano essere, diciamo, operati nel nostro blocco operatorio a migrare altrove, e quindi scaricando, diciamo, sotto forma di costo sociale quello che invece era prima un servizio pubblico o sanitario. L'altro grande inganno che abbiamo subito sostanzialmente è che quando ci fu la vigilia della riforma varata dall'ex assessore Arru, ci dissero che a una dovuta deospedalizzazione sarebbe seguito un arricchimento dei servizi sociosanitari territoriali. Questa ricostruzione della rete dei servizi territoriali in realtà non c'è mai stata, e anzi noi abbiamo riscontrato un ulteriore impoverimento dei servizi sanitari e territoriali che hanno corso in parallelo alla distruzione dei servizi ospedalieri. Abbiamo inoltre un reparto di medicina che stenta perché è da quasi 2 anni in un luogo in cui non dovrebbe essere, sempre per una ristrutturazione che comunque accusa ormai oltre un anno di ritardo rispetto ai tempi di consegna. E poi abbiamo ovviamente tutti i servizi interconnessi, come la radiologia, il laboratorio, che soffrono ulteriormente. Per fare un esempio, noi un anno fa avevamo 5 medici radiologi, adesso sono in 2.
laboratorio stesso soffre della carenza ricorrente, per esempio, di reagenti, ma anche di personale. La questione del personale ovviamente è gravissima, nel senso che in certi periodi dell'anno basta che un'unità lavorativa prenda le ferie oppure che si ammali e che il servizio improvvisamente si interrompe. E qui ci sono altre due questioni che vale la pena affrontare. La prima è che ormai è prassi che quando viene interrotto un servizio sanitario pubblico che fa riferimento a questo edificio, il paziente si trova improvvisamente da solo a cercare di ricostruire in perfetta solitudine un proprio percorso per cercare le diagnosi e le cure. E l'altra cosa gravissima, che poi ci riporta subito al problema di carattere organizzativo e di governance della sanità, è che affrontare la criticità da parte dell'azienda si ferma alla descrizione della criticità stessa e poi non viene fatto nessun passo ulteriore per ripristinare i servizi e quindi per andare incontro a quelle che sono le esigenze dei cittadini. Qui forse tocchiamo uno dei punti fondamentali, che è proprio quello della governance. A noi, all'inizio di questo grande caos riformistico o pseudo riformistico, chiamiamolo così, ci dissero: state tranquilli, stiamo soltanto sostituendo un modello con un altro. Invece praticamente così è successo. Il modello precedente, benché carente e benché con le sue problematiche e le sue inefficienze storiche, è stato distrutto, ma non è mai stato sostituito da nessun nuovo modello sanitario. Quindi praticamente noi siamo da 3 anni e mezzo abbandonati in mezzo al guado e quindi stiamo sprofondando lentamente nel fango. Ovviamente questo dramma non è unico dell'ospedale di Isili, ovviamente tutti gli altri comitati che avete avete ospitato nella trasmissione di oggi hanno criticità molto simili alle nostre, però sappiamo che ogni territorio, ogni ospedale ha le sue specificità critiche e quindi è sempre fondamentale confrontarsi sulle specificità per poi cercare delle soluzioni appropriate territorio per territorio. Noi abbiamo anche costruito in questi anni una folta documentazione con delle soluzioni che, se attuate, avrebbero potuto risollevare le sorti dei nostri servizi, del nostro ospedale, ma non siamo mai stati ascoltati dalla classe politica, non siamo mai stati ascoltati dall'azienda, non siamo mai stati ascoltati dal Consiglio regionale, finora non siamo mai stati ascoltati da chi si è succeduto al governo della sanità pubblica regionale. Un altro aspetto per concludere che volevo toccare è anche l'enorme difficoltà che abbiamo riscontrato nel cercare di coinvolgere dentro questa finanza. Forse adesso stiamo riuscendo in qualche modo a far capire che forse sta passando l'ultimo treno. Adesso è in corso una ulteriore riorganizzazione della sanità a livello regionale. Noi pensiamo che con lo sforzo congiunto di tutti i territori, i cittadini, il comitato, gli amministratori, gli operatori, i professionisti, si possa trovare la quadra, si possa trovare una soluzione, si possono creare le giuste pressioni sull'azienda e sulla politica per trovare finalmente quello che noi chiediamo da 3 anni e mezzo, ovvero che venga cucito addosso al nostro territorio un abito sanitario su misura. Ciò che serve ai cittadini, noi non chiediamo nient'altro, ma non vogliamo più che i cittadini vengano abbandonati a se stessi, non vogliamo che si soffre e si senta solo, non vogliamo che il contribuente che paga si senta derubato, non vogliamo che i cittadini che votino si sentano ancora una volta ingannati da una classe politica che fino ad ora non ci ha dato risposte. Vi ringrazio ancora, un abbraccio fraterno a tutti gli altri comitati. Abbiamo anche costituito una rete regionale dei comitati e questo ci dà speranza, ci dà forza, ma ci dà forza la solidarietà, la sensibilità che avete dimostrato voi pensandoci. A presto. Buonasera a tutti, sono Adriano Micheli di Giulia Maneda d'Ogliastra. Prima di iniziare la mia disquisizione sulle situazioni ogliastrine, vorrei ringraziare Antonio per averci concesso questo spazio nella sua trasmissione.
Un saluto a tutti i radioascoltatori e telespettatori di Telegallura, di Radio Telegallura, e un saluto agli ospiti che sono lì in studio. Mi dispiace non essere stato presente oggi lì con voi a Tempio, ma purtroppo per motivi logistici e personali non sono potuto essere con voi lì. Spero una prossima occasione di essere lì con voi e di poter discutere più ampiamente della situazione grave, perché la situazione è grave, della sanità in Ogliastra, e non soltanto in Ogliastra ma in tutta la Sardegna. Allora, io passerei subito a parlare delle nostre criticità, le criticità che in Ogliastra per certi versi sono molto simili alle vostre che avete lì a Tempio e quelle che avete voi lì alla Maddalena. Siamo sempre stati considerati un territorio marginale, cioè siamo sempre stati considerati dagli altri un territorio marginale, sia noi sia anche voi, che poi questo noi e voi, insomma, i territori che vengono considerati secondari da chissà chi vengono sempre messi da parte, e questo noi, e già partendo da questo presupposto mi sembra che le cose non vadano per il verso giusto. Comunque, noi abbiamo in Ogliastra un ospedale e tre distretti sanitari. Tutte e quattro le cose messe assieme creano una sorta di ASL che non funziona, perché in effetti non sta funzionando. Ciò è dovuto soprattutto a una cattiva gestione della ASL stessa, ma il problema nasce dal fatto che non è che i direttori generali o direttori di ospedale o direttori di distretto o chissà chi che gestisce la cosa ne sia responsabile. Sì, ne è responsabile sino a un certo punto. Però se considerate che negli ultimi 3 anni sono passati 4 direttori generali, non vedo come si possa poi programmare una giusta sanità nel territorio. E questa è una cosa che fondamentalmente ha inciso poi alle criticità che sono nate pian piano grazie alla famosa riforma del 2017. Allora, noi abbiamo, tanto per iniziare, adesso io qui davanti ho il monitor del computer e leggo perché non posso ricordarmi la memoria perché sono talmente tante, le criticità che abbiamo nell'ospedale, che abbiamo per esempio un pronto soccorso che sta andando al collasso, chirurgia idem, cardiologia UTC non ne parliamo, l'ortopedia è diventata la barzelletta del momento, da maggio a oggi l'abbiamo vista chiudere e riaprire 3 volte, 4 volte, e di ieri una determina aziendale che ci manda 4 ortopedici alla Nusei, che sono stati destinati di quel famoso concorso di 12 ortopedici che è stato emanato dall'ATS, 4 dovrebbero venire alla Nusei. Ora c'è un altro problema, 4 sono stati designati, ma questi 4 poi vorranno venire poi da noi? Questo è un altro problema, quindi il problema è risolto per modo di dire, è stato messo un ennesimo tappo. Poi abbiamo problemi nella riabilitazione, abbiamo problemi nell'endoscopia digestiva, abbiamo problemi in rianimazione, mancano gli anestesisti, non ci sono anestesisti, e abbiamo problemi pure nel centro trasfusionale, cioè non riusciamo a mettere in moto bene bene il centro trasfusionale perché manca, che lì c'è mancanza di personale. Poi abbiamo grandissime carenze anche nella sanità del territorio, che secondo me è molto più importante di avere un ospedale perfettamente funzionale, perché abbiamo per esempio carenze di organico nel centro di salute mentale, abbiamo carenze di personale nella psichiatria infantile, abbiamo carenze di personale nell'igiene pubblica e mancano pediatri e medici di base, vedete un po' voi. Poi abbiamo una serie di problemi nel distretto di Lanusei, quali nella cardiologia, ginecologia, endocrinologia, medicina dello sport. Abbiamo nell'allergologia, nell'urologia, nella riabilitazione, nella terapia del dolore ed è del tutto assente la pneumologia. Cioè abbiamo un distretto che c'è, ma sulla carta, perché poi alla fine la maggior parte dei servizi sanitari che dovrebbero darci non ci sono. A Tortoli abbiamo gli stessi problemi, oncologia, anestesia, cardiologia, oculistica, allergologia, endocrinologia, medicina dello sport, pneumologia geriatrica, otorino, urologia, scienza dell'alimentazione, ginecologia. Non ci sono, cioè ci sono, ma come se non ci sono, come non ci fossero. Queste sono le gravi carenze che abbiamo nel settore sanitario. Adesso vedete voi, io cosa dovrei aggiungere a questa cosa qua? Perché sono
Oltre che creare un disagio anche nella sanità, perché poi si trovano incasinati perché in mancanza di medico devono correre a destra e a sinistra, fanno turni allucinanti i medici, mette anche i pazienti nelle condizioni peggiori di poter affrontare patologie oppure un semplice esame. Cioè viene difficilissimo fare anche un semplicissimo esame, una semplicissima radiologia sta diventando un problema, ma non deve essere così, non deve essere così. Ok. A questo punto però mi chiedo, l'assessorato cosa sta facendo? Per ora ha solo fatto proclami, ha detto che farà, che vedrà, che dirà, che farà, ci chiamerà, vorrà ascoltare, metterà l'ospedale nell'ospedale, non verrà chiuso, però tutto sommato stiamo andando incontro a tutte queste cose qua. Adesso ne abbiamo bisogno di fatti, di cose concrete e di cose da fare subito. Altra cosa importante che poi tocca all'Ogliastra è il fatto che noi non siamo destinati, non siamo, secondo la bozza che si è presentata al dottor Solinas per la riforma dell'ATS, non risultiamo essere una ASL indipendente, risultiamo essere dipendenti da un'altra ASL. Ma il problema è sempre lo stesso, sempre lo stesso. Siamo un territorio particolare. Non siamo disagiati, non siamo marginali, non siamo un subterritorio. Siamo l'Ogliastra, come noi siamo l'Ogliastra, voi siete la Gallura. Sono le stesse cose, cioè abbiamo il diritto ad avere una cosa nostra, non possiamo dipendere da un altro territorio che ha caratteristiche completamente diverse dalle nostre, completamente diverse, che esigenze totalmente diverse dalle nostre, che non vengono recepite, poi ci vengono date dei contentini per dire che voi avete qualcosa da fare, ma non funziona così, non funziona così. Beh, io a questo punto mi fermo e vi risaluto e vi do un abbraccio e ci sentiamo in migliori occasioni. Grazie, arrivederci, ciao. Prendiamo, dopo aver sentito questo momento, diciamo così, che ci è sembrato di riascoltare le stesse cose che stiamo dicendo da anni e che anche i nostri ospiti stanno dicendo da tantissimo tempo. Le criticità di Isili, come avete sentito dalla voce del suo di Gigi, che è una della voce del comitato di Isili, sono né più né meno le stesse rivendicazioni che si sono fatte qua e alla Maddalena, non solo, ma anche a Ghilarza e anche in altri centri che sono stati penalizzati dalla riforma, dal taglio dei servizi. Ci sono delle piccole sfumature, delle piccole differenze. Non a caso Gigi, che a proposito a un certo punto parla di DM60, ovviamente è stato un errore suo, ma è DM70, poi lo ha precisato in un audio che mi ha successivamente mandato, così come successivamente mi ha parlato di un'altra criticità che non ha esposto nel suo intervento, che è quella del pronto soccorso. Ma stiamo sempre a parlare degli stessi argomenti che riguardano tutti gli ospedali. Ecco Alessandro, lei ha sentito i due video e in qualche modo il punto è sempre lo stesso, il punto focale è sempre quello, la carenza, la mancanza di medici, i servizi che vanno a chiudersi, tutto questo mi sembra di un déjà vu, qualcosa che abbiamo già visto. Già visto, continuiamo a vedere. Se mi permette, prego, un minuto sulla questione della deroga. Ah sì, sì. Volevo... torniamo, sì, un attimino soltanto, sì, sulla questione della deroga. No, prima sì. Lei è sfuggito, sì. Lei mi ha fatto una domanda su quello che penso della politica. Sì. A me piace la politica, cerco di tenermi aggiornato, di leggerla. Sì. Nella questione della richiesta di deroga, no, quando è apparsa sulla stampa la dichiarazione dell'assessore Biancareddu, che parla ovviamente anche per la regione Sardegna, in un passaggio devo dire mi si è accesa una spia d'allarme, no? Nel momento in cui viene dichiarato faremo la deroga, chiederemo la deroga, il ministero, lo ricordiamo, questo prevede il DM70, tra l'altro non è neanche il ministero che valuta, perché è veramente una commissione, è una commissione, sì, ministeriale, sì. A quel punto sapremo di che morte dobbiamo morire, sì, aggiungendo anche perché non abbiamo un governo amico, prima c'era un governo amico, diciamo, rispetto al governo della regione Sardegna. Allora, intanto questo mi ha allarmato perché mi fa pensare a un tentativo di scaricare responsabilità su altri organismi. Come sempre. E anche il discorso della questione del governo amico o non amico, io vorrei ricordare che questa giunta, come ho detto già prima, lo ripeto ancora, vince le elezioni in Sardegna il 24 febbraio.
di problemi all'insediamento, quello che doveva essere un quarto d'ora, praticamente ci sono voluti 3 mesi per raggiungere poi un risultato, l'insediamento della giunta. Il governo cosiddetto amico cadrà il 22 agosto del corrente anno, quindi diciamo che da febbraio ad agosto c'è stato il tempo sufficiente per poter avviare le richieste di deroga. Quello che è chiaro a tutti è che la politica regionale tutta, tranne veramente uno sparuto manipolo, era in tutt'altre faccende affaccendate ed era esattamente quello che accadrà il 31 luglio. Verrà fatta una variazione di bilancio a favore del Materobbia, quindi le grandi trattative, le grandi manovre politiche, le grandi attenzioni politiche erano rivolte lì e non a quelle che erano le criticità del territorio e delle comunità, comprese Isili, la Maddalena e l'intera Gallura e anche ovviamente la Nusei. Ecco, questo mi ha un po' allarmato perché, e mi ha anche un po' incuriosito, perché diciamo che quello che diceva Antonella è vero, quello che prima non era necessario, veniva sempre detto questo, che non era necessaria la richiesta di deroga per il blocco parto, a un certo punto diventa, per il punto nascita, diventa necessaria, perché io, spinto dalla curiosità, sono andato a trovare nel DM70 quello che è necessario e come si formula una richiesta. Ed è veramente di una, io oserei dire, di una banalità incredibile per chi fa questo tipo di attività, questo tipo di lavoro, no? Perché è chiaro che non la fa l'assessore. Si tratta di una checklist di quello che è presente sia come risorse umane, sia come tecnologia, come strumenti. Si tratta di inserire ovviamente un'argomentazione sulla geografia, sulla viabilità, sul numero dei parti, su come aumentare, implementare il numero dei parti nel futuro, no? Per arrivare alla concessione di deroga. Cioè, veramente è di una banalità impressionante, voglio dire che non ci vogliono 2 anni o un mese per farlo, si tratta di venire 2 giorni su un territorio, constatare quali sono le situazioni. E questo non è stato fatto. E questo non è stato fatto. Tra l'altro la richiesta di deroga, il Ministero risponderà entro 90 giorni. Tutto quello che diciamo non è al momento presente nella struttura, che però invece è richiesta nella checklist per la concessione della deroga, entro 90 giorni va espletato, perché il Ministero vigilerà. E lì torniamo al punto di partenza, di chiusura di Antonella, della domanda che hai fatto tu. Già partiamo... Ed è paradossale questo, ormai voglio dire siamo ad un passo dalla richiesta di deroga, va via il primario. Si aggiunge un problema a probabili altri problemi, altre mancanze. Senta, e per quanto riguarda invece ciò che ha appena visto e ascoltato? Ma io non posso che solidarizzare con Gigi. Con Gigi, con tutti i cittadini che... Isili è la Nusei, è Ogliastra, dai, allarghiamo. Con tutti i territori che in questo momento stanno lottando. Anche noi vediamo quello che accade da loro, i documenti che producono. Siamo nella stessa identica situazione. Noi potremmo avere un problema nel blocco parto, e loro magari ce l'hanno in chirurgia, sì. Manca il personale, sì, manca il personale da noi in ortopedia, sì. E loro magari invece mancherà in medicina generale. C'è questa barzelletta che ha raccontato allora, Adriano dell'ortopedia, che un giorno l'apre, un giorno la chiudono, Emanuela. Sì. Cioè, sembra veramente qualcosa di incredibile. Sì, la sanità, ma non solo sarda, ma la sanità nazionale sta andando in questo senso. Adesso io, le situazioni sono più o meno, l'abbiamo visto, l'abbiamo sentito, uguali per tutti, uguali. Chi più, chi meno. Cioè, chi, noi credo, adesso lasciatemelo dire, ma noi siamo quelli messi peggio, perché con quello che dobbiamo attraversare per spostarci, sa in che Sardegna, concordiamo su ma questo, poi quello che ha detto Gigi, ed è quello che verifichiamo nell'ospedale della Maddalena tutti i giorni, il cittadino lasciato
da solo, completamente da solo, non gli si danno indirizzi, non viene in pratica indirizzato, ecco, sì. Lasciati soli a cercare di prenotare la visita, attaccati al CUP per chi non può fare altro, fare l'intramenia, spostarsi, pellegrinaggi della salute, veramente senza nessuna cura di questa sanità, è tutto lasciato allo sbando, le piccole cose che potrebbero essere risolte in loco con la volontà interna dei presidi, è quello anche che manca, a me dispiace dirlo, però tutto quello che si è verificato all'ospedale della Maddalena, al Merlo, non parte solo dalla politica, parte proprio dalle volontà interne, da un certo modo di fare, di essere che abbiamo noi, noi tutti. Quello si rompe, non si fa niente, con calma si aggiusterà, si chiamerà, ci sono gli holter, non si usano, non si sa perché. Il reparto di oncologia funziona così, ma è colpa di quello, è colpa di quell'altro. Non c'è volontà di risolvere dalle piccole cose, e se non si risolve dal basso, figuriamoci quelli che stanno in regione, quelli che stanno a Roma, che cosa gliene importa alla fine, ecco. Quello che fa male, che fa molto male, e chiaramente non l'abbiamo trasmesso questa sera, ma lo trasmetteremo, è un video, diciamo così, un bellissimo documentario che è stato fatto a proposito dell'Ogliastra, e che chiaramente cercheremo di condividere anche questo, è un datato, è di 3 anni fa, del 2016, già quando i segnali di questa sciagurata riforma si iniziavano a sentire molto, molto intensamente, soprattutto nei piccoli ospedali, anche se Lanusei non è un piccolo ospedale, dove c'è anche documentato lo sciopero del sindaco, lo sciopero della fame che è stato obbligato a fare il sindaco di Lanusei, non so se è ancora in carica, penso di sì, che non è servita a nulla, la famosa fiaccolata dove c'erano migliaia e migliaia di persone presenti da tutta l'Ogliastra, che è una comunità piuttosto vasta. E niente, tutto questo silenzio della politica che ha fatto molto male, che magari nei territori, diciamo così, di cui stiamo parlando ha sentito sporadicamente qualcosa, però poi la volontà della politica che conta, quella che ha le armi per decidere, lo diceva anche poco fa Alessandro, ma l'ha detto, diciamo così, un po' sotto le righe anche Emanuela, è quella di far passare un po' tutto sotto traccia, di dire si è rotto, lo aggiusteremo, se lo aggiusteremo. Questo silenzio, Lella, della politica che anche gli amici di Isili e di Lanusei hanno rimarcato, quanto fa male? Guarda, non è che fa male, a me personalmente mi fa rabbia. Perché è impensabile, Antonio, è impensabile che un manipolo, come dice Alessandro, di persone tengano in ostaggio popolazioni, perché questo è. Perché vediamo, cioè siamo tutti immobili, stiamo subendo, perché non stiamo subendo in Sardegna, subisce l'Italia, certo, perché è una situazione generalizzata, ma in Sardegna lo subiamo molto di più, perché non abbiamo strade, perché non abbiamo treni, non abbiamo una viabilità che ci consenta di muoverci, spostarci, raggiungere facilmente i centri. Stiamo subendo tutto. Non è giusto. E c'è chi all'interno... Io ricordo gli anni d'oro della Sardegna, che queste cose, Antù, non sarebbero passate. Perché io me lo ricordo quando ero ragazzina, come funzionavano i tempiesi, e adesso siamo tutti in silenzio. Si riferisce forse a quegli anni del 68-69, della rivolta? Esattamente, non eravamo per un primariato così. Sì, io me lo ricordo di persone bucate a cava ad asini, detto proprio... Il francesismo. Esatto. Come stiamo diventando, Antù, per tutto. E poi c'è chi, Emanuele, all'interno di questa penalizzata, che subiamo come sardi, come lei e come i suoi concittadini, la subisce una seconda volta. Sì,
Allora, diciamo che noi, Antonella dice prima non funzionava così, allora noi alla Maddalena abbiamo avuto l'ospedale, in pratica come la pillola propedeutica per farci accettare la presenza della base americana. Se non ci fosse stata questa presenza americana, noi l'ospedale non l'avremmo avuto, noi subiamo le scelte politiche, le decisioni politiche da sempre. Bisogna non fare adesso un altro patto atlantico a questo punto. No, bisognerebbe cambiare la mentalità, ma anche certo, dei cittadini stessi, dei perché cittadini. Alla fine il manipolo dei disonesti, il manipolo degli onesti, il piccolissimo gruppo di chi cerca di sollevare la questione, cerca di denunciare, cerca di protestare, che poi alla fine viene lasciato solo da tutti, sia dalla politica che dalle comunità stesse, perché certo, alla fine va bene, ci sei tu che te ne stai occupando, va bene così, però poi quando c'è bisogno di forza, forza lavoro, numeri, è meglio stare su Facebook a parlare. Cioè, se ci fosse una sollevazione popolare veramente di tutte le comunità, tutte insieme, non i portavoce dei comitati e basta, non lo so, magari qualcosa si sarebbe ottenuto, non credo, però mi piace pensare che l'unione fa la forza, probabilmente facendoci sentire di più tutti avremmo ottenuto di più, a partire dai medici, sì. Però non possono parlare, non potevano parlare, io ho visto che adesso davanti alla commissione, come ho detto prima, c'è stato un vero e proprio sfogo dei medici e quindi mi chiedo, farlo prima anche, no? Farlo di essere di più, questi medici, mettiamoci tutti insieme. E veniamo a questi, prima di passare la parola ad Alessandro, per le sue valutazioni su quello che ha detto anche Manuela e anche magari su quello che vado a dire ora io. Ci sono delle novità, le ho anticipate all'inizio. L'onorevole Biancareddu questa sera, poco prima che venissimo qua a registrare, mi ha anticipato alcune cose. Intanto era già previsto, se ne era anche parlato, ne ha parlato anche il giornale, un suo incontro con il direttore generale dell'ATS, cioè colui il quale ha sostituito Moirano. Si tratta di Giorgio Steri, e Giorgio Steri, che credo che sia anche della stessa area politica dell'onorevole Biancareddu, il quale ha avuto un incontro privato, argomento chiaramente era quello della sanità. Durante questo incontro ci sono state alcune cose, alcune novità che Biancareddu mi ha anche detto di poter anche anticipare, perché comunque verranno fuori in ogni caso. Intanto una molto importante, che è la chirurgia dell'ospedale di Tempio ridiventerà una struttura complessa. Ciò non vuol dire struttura complessa che si potranno fare ogni tipo, si potrà fare ogni tipo di intervento chirurgico, ma probabilmente è sempre legato a quello che è la destinazione dell'ospedale di base, cioè la bassa e la media complessità, si potrà avere anche disporre di un primario a sé stante, cioè rispetto a quello che è il primario unico attualmente dell'area omogenea chirurgica di Tempio, Ulvia e la Maddalena, vale a dire il dottor Luigi Presenti. Questa è una prima novità. La seconda novità è che si è in qualche modo capito da ciò che abbiamo subito in questi anni, soprattutto dopo la riforma di Arro, l'intervento della Gabbadora, come ci piace chiamare Moirano, che ha tagliato e basta, sul pronto soccorso, che noi eravamo un pronto soccorso di un certo tipo, siamo diventati improvvisamente pronto soccorso semplice, il che ci fa perdere alcune potenzialità che sono fondamentali non solo per il pronto soccorso stesso, quindi per evitare che una persona che non ha delle grandi problematiche venga poi per forza portato a Ulvia, quindi poter essere risolto lì. E questo pare che sia una soluzione che dovrebbe succedere anche al Polo di Turi. E la terza cosa è che non
non lo so se questa cosa corrisponde al vero, comunque di fatto è vero che 12 ortopedici sono stati nominati per quanto riguarda la Sardegna, quindi l'azienda della tutela della salute, la TS Sardegna, e che uno pare che sia che debba venire qua a tempo. Io uso sempre il condizionale, perché se poi non succede dicono: ma tu hai detto che io sto dicendo quello che mi è stato detto di riferire, quindi ve lo sto riferendo. Avete sentito anche durante l'intervento di Renato Michili che parlava di quattro ortopedici per l'ospedale di Lanusei, l'ortopedia che oggi apre, domani chiude, dopo riapre ancora per mancanza probabilmente di medici, dovrebbe prendere, assorbire quattro di questi ortopedici per l'ospedale di Lanusei. Uno di questi 12 nuovi ortopedici, con la premessa che abbiamo detto poc'anzi, cioè che, se, che è stato anticipato da Emanuela, che se dovessero rifiutarsi perderebbero il diritto a quella graduatoria, insomma, in qualche modo da cui si attingono poi i medici, dovrebbe venire a tempio, non lo so, queste sono le cose che mi è stato detto anche di riferire, le scriverò questa sera, comunque è quanto vi dovevo. Ritorniamo, Alessandro, adesso al discorso di quello che stavamo dicendo prima, cioè facciamo un po' il bilancio di di questo silenzio che lei so che benissimo che è preso più da questi argomenti che non, non che non sia preso dal problemi della sanità a tempio, ma che in qualche modo la politica che viene meno ai propri bisogni, ai propri doveri, che non risponde più alla propria comunità, è qualcosa che è veramente frustrante. Sì, riguardo alle notizie meravigliose, sì, che tu hai al condizionale, al condizionale. Sì, sì, sì. Chiaramente, voglio dire, è chiaro che il territorio non può che essere felice se si ottiene veramente quanto da lei detto, e quindi è doveroso anche ringraziare. Il punto è quando, credo che sia sfuggita la data. No, la data non è sfuggita neanche, perché comunque sono cose, decisioni imminenti che anticiperanno, da quello che ho capito, anche la riforma stessa, la nuova riforma sanitaria che credo stia per essere varata. Credo che siamo nell'imminenza anche di questa nuova riforma, sperando che non ci torturi quanto già ha fatto sia noi la Maddalena, ma anche Isili che abbiamo sentito, e anche Lanusei. Per tornare a quello che dicevamo prima, no? Io credo che Tempio, la Maddalena, Lanusei, Isili, i movimenti spontanei, no? Le organizzazioni, sì, spontanee, abbiano avuto un comune denominatore, un fattore, io credo che sia accaduto a tutti in tutti i territori. Quando eravamo in presidio, ma anche oggi, devo dire, anche oggi, quando magari incontra qualcuno per Tempio, ma non solo a Tempio, anche magari a Santa Teresa o ad Allieno, mi capita spesso che mi dicono: vabbè, ma alla fine, se un ospedale è ridotto in questa maniera, è meglio che lo chiudano. Ecco che cosa ha fatto, secondo me, e cosa fanno i movimenti. Danno informazioni, fanno chiarezza sul perché. Perché la prima, diciamo, strategia che viene messa in campo nel momento, dalla politica e dagli interessi, e nel momento in cui si vuole distruggere un bene pubblico, è proprio quello di demolirlo nell'immagine, nei servizi che danno. Perché è chiaro che nel momento in cui una struttura non funziona e viene percepita come pericolosa, è, come dire, un aggravio di spesa, di tasse, e nonostante tutto non funziona, è chiaro che la gente, magari poco attenta, crede in questo e non si pone domande successive. Faccio un esempio che per dire il livello a cui le popolazioni, le cittadinanze, l'italiano medio è arrivato, no? C'è stata la settimana passata, è diventata legge il taglio dei parlamentari. Sì. Ok? Il taglio dei parlamentari viene venduto come veramente come una cosa populista di infimo livello, perché si dice: tagliamo i parlamentari per risparmiare, ci siamo, ma ci sono dei modi per risparmiare diversi da quello del tagliare il sistema democratico, le rappresentanze. Intanto si potevano tagliare gli emolumenti, i privilegi, le prebende, ci siamo. Sì. Eppure, per esempio, la Sardegna perde quasi il 50% della propria rappresentanza parlamentare, quindi alla Camera e al Senato,
E una parte dei sardi, io mi riferisco alla Sardegna perché sono in Sardegna in questo momento, batte le mani. Cioè, non solo continueranno a fare quello che faranno, no, è il primo danno, non avrai, avrai la tua voce ridotta del 50%, gli batti anche le mani e non ti rendi conto che ti hanno sottratto un pezzo di democrazia. Ed è esattamente quello che avviene in questo momento nella sanità. Siccome non funziona, lo demoliamo, perché tanto abbiamo creato il Mater Olbia, ma ti hanno sottratto dei servizi di prossimità che il Mater Olbia non ti darà. Non ti darà. E arriverà il giorno in cui tu non dovrai pagare il ticket, dovrai pagare per intero quella prestazione. Prendere o lasciare arriveremo, perché non c'è altro, non c'è un'alternativa su questi territori. Certo. Ecco qual è la situazione e la gravità. L'aver portato le persone ad odiare il bene pubblico, la democrazia, tutto quello che è nostro. Tutto quello che è nostro e qualcuno ci ha donato. Allora noi oggi o lo difendiamo o ci arrendiamo. Io non voglio arrendermi, voglio parlare con quelle persone che vengono e mi chiedono e mi dicono e sostengono che l'ospedale va chiuso. No, ci sono dei responsabili. I responsabili sicuramente anche, come dice Manuela, probabilmente ci sarà anche chi nel personale di ATS, alla Maddalena, a Tempio, in tutti i presidi se ne ha approfittato, no? Però, sì, non, magari non ha approfittato, ma... ci ha messo del suo. Però mia nonna, nella sua saggezza, che cosa diceva? Non si butta via il bambino con l'acqua sporca, no? Bisogna prendere quello che va bene, quello che va male lo si mette da una parte, se c'è qualcosa che non funziona bisogna migliorarlo, tutto qui. Emanuela, su questo argomento, per chiudere, giusto per dare un pochino di sostanza finale a questa sua presenza qua, che è già la seconda, seconda volta, continuo, e che spero ce ne siano altre. Sì, io continuo a chiedere l'attenzione di tutti. Ma magari più a più fatti, come diceva prima, sì. Applicazioni di quello, sì, che sono, sì, solo basta state, poco, sono che state solo parole. Veramente, basterebbe. Io insisto sempre perché non mi sento, ora come ora, di poter in qualche modo incidere nelle decisioni politiche. Quindi l'unica cosa che possiamo fare è denunciare, come ha detto Alessandro, protestare sì, ma denunciare e sottolineare le cose che si potrebbero risolvere anche con poco, quello mi preme, perché è da lì che si vede la vera volontà di far andare avanti le cose. Risolvere, non fare finta che il problema non esista. Nello stesso tempo i comitati, bisognerebbe che si stesse un po' attenti a quello che si dice. Perché denunciare va bene, ma neanche esagerare, perché certe volte io vedo che si esagera una situazione per chiedere più attenzione, ma questo è controproducente, perché instilla proprio nelle persone l'idea che l'ospedale pubblico sia pericoloso. Sono d'accordo. Bisogna veramente studiare la situazione prima di lanciarsi in denunce che lasciano il tempo che trovano in chi potrebbe risolvere, perché sanno che non sono quelli i veri problemi, ma che, ripeto, generano preoccupazione e paura nel comune cittadino che si deve rivolgere al servizio pubblico. E allora da lì parte, no, ma meglio vado al Mater, perché se è vero che questa cosa funziona così, e invece non è vero, non è vero, ci sono delle cose che funzionano egregiamente nel servizio pubblico. Assolutamente d'accordo. E andrebbero mantenute e propagandate anche, dovremmo essere noi a rivolgerci sempre di più al servizio pubblico in maniera che non diminuisca la domanda per il servizio pubblico. E poi l'unione fra i comitati, questo sì. Oggi io saluto, approfitto proprio dell'occasione per salutare Gigi e Adriano, che siamo quasi un anno che non ci vediamo, abbiamo fatto mille cose assieme, manifestazioni, siamo saliti su a Cagliari a parlare con Arru, con l'allora assessore, abbiamo fatto diverse cose assieme, spero che questa poteva essere un'occasione.
occasione, va bene, ma ne verranno altre. Spero, come ha detto Gigi, me l'ha detto anche al telefono, che questo sia un ponte. No, deve esserlo. Sì, tra i vari comitati, perché veramente l'unione fa la forza. Io sono convinta di questo. Senza lotte, senza rivalità, senza manie di protagonismo, badare al sodo, perché in molti casi il senso della lotta e l'obiettivo della lotta si è perso un po' di vista. È vero, sono d'accordo con lei. Lella, la sua chiusura su quello che abbiamo appena detto, cioè su questa forma. Aspettiamo ora lunedì per vedere questo incontro come andrà e poi ci risentiremo per gli aggiornamenti. Perfetto. Alessandro, a lei il compito di ricordare questi prossimi eventi, cioè quello di domani dell'incontro pubblico al CUP dell'Assemblea Generale di Avalivaste e poi l'incontro di lunedì con la Commissione Sanità, che so che avrà uno spazio attraverso una delegazione del Comitato stesso. Sì. Speriamo privato, insomma, nel senso che non sia come la volta scorsa con l'assessore che è stato fatto nel corridoio in maniera un po'... No, intanto va bene, anch'io voglio salutare gli amici di Isili e di Lanusei, che lottano. Mi auguro di non vederli, nel senso, mi auguro di non vederli in un contesto di lotta, perché vorrebbe dire che tutto sia risolto per il meglio, visto anche tenendo conto anche della determinazione che loro stessi stanno mettendo nella lotta nei propri territori. Temo che ci rivedremo al termine della stesura della nuova riforma sanitaria. Con gli amici da Balibastere, comunità della Gallura, chi vuole venire, domani sera ore 18:30 saremo nella sala CUP del Paolo Dettori. L'assemblea durerà... Ricordiamo per chi lo vedrà in replica che il domani sera è riferito a venerdì di 18, giusto? Venerdì 18. Perfetto. Sì. Individueremo i delegati e lunedì mattina ore 10:30 una nostra delegazione andrà e parteciperà alla visita della Commissione Sanità. Benissimo, è tutto per questa puntata di punto e virgola, cioè ogni volta questo pisticcio di parole. Ci rivedremo la prossima settimana con un nuovo argomento, però ovviamente, come sapete benissimo, è questo il senso di questa trasmissione: non finire mai un argomento, è sempre un rimando, non a caso, punto e virgola. C'è sempre un rimando ad un aggiornamento, che chiaramente questo della sanità sembra non finire mai. Qualcuno mi accusa di esserci troppo su questo argomento, a me non importa che cosa pensano di questo argomento chi non crede che la sanità pubblica sia veramente un diritto che vada tutelato a tutti i costi e a tutti i livelli, senza, perché poi alla fine ci si scontra con quello che sta succedendo, ahimè, perché anche le persone più, quelle che denigravano anche assolutamente la lotta, si sono imbattute nel problema di non avere un ospedale, si sono imbattute nei servizi che non c'erano, in visite date a 6 mesi, 8 mesi quando andava bene, eccetera, e hanno capito probabilmente che questa non è un'avvertenza che riguarda un gruppo spontaneo di occupazione di tempio a Valivasta o il comitato di La Maddalena o quello di Isil o quello di Lanusei, è un diritto che riguarda tutti i sardi, che devono avere a disposizione territorialmente un proprio ospedale di riferimento che eviti i famosi viaggi della speranza, che tanta speranza mi sembra che ce ne sia sempre di meno. Comunque non chiudiamo con un cattivo augurio, chiudiamo sempre con l'auspicio che veramente questa visita di lunedì porti dei nuovi risultati, dei risultati positivi sia per Tempio, come da quello che abbiamo sentito anche da Emanuela, sembra che sia qualche apertura, qualche finestra che si sta aprendo anche alla Maddalena. E niente, salutiamo gli amici di Isili, ciao Gigi e ciao Adriano, grazie per il vostro contributo e speriamo di rivederci quanto prima. Da punto e virgola per questa trasmissione è tutto, vi rimando alla prossima occasione, grazie ancora.